mi chiamo Sara, Sara senza H, per se ancora non mi conoscete. Wow, sorpresa, perché oggi vado senza gli occhiali. Sto a casa e devo registrare subito il video, che questo lo vedrete domani, venerdì, perché ricordate che tutti i venerdì faccio i video in italiano. E per se ancora non l'avete visto in spagnolo, sta su in spagnolo, ho fatto il video della ricetta della panna cotta che mi hanno chiesto su Facebook. E ha venuto buona buona buona. Ho stato tutta la settimana un pochino così così, con le braccia, perché è stato con dolori, con le tendinite, quello. Però oggi finalmente ho potuto fare i capelli, perché fa 2 minuti che ho finito da farmi i capelli e da fare la doccia e tutto. Dico, devo registrare il video in italiano perché ancora non lo aveva fatto, però ho tutte le cosine qua nel terra, nel divano, tutto pieno di cose. Oggi vi porto i prodotti, come bene avete letto nel titolo, i prodotti di cibo e di prodotti per la pulizia della casa, o sì, per la pulizia della casa, cosa che ho finito e che cosa mi è piaciuto. Soprattutto ho fatto, non ho conservato tutti i prodotti che utilizziamo a casa, però sì che ho conservato quelli che vi voglio mostrare, quelli che più mi piacciono di più. E se volete vedere il video, restate qua. Cominciamo. Comincio con la cosa più buona che avete, mamma mia. Hanno cambiato confezione. Vi mostro questi due barattoli della Illy, del caffè. Questo della tostatura oscura mi piace moltissimo, moltissimo di più che non l'altro che media, penso, credo ricordare. Hanno cambiato la confezione, perché l'altro era di metallo. Guardate, questo è come plastica, non so come bene dirlo, ma plastica diremo così, e l'altro aveva 250 grammi e questo invece c'è 200. E un'altra cosa importante è che questo, il suo prezzo sono 2 euro di meno che non l'altro. Consumiamo tantissimo caffè noi. Per me il meglio caffè italiano è l'Illy. Non mi sta pagando nulla Illy per dire questo, però è così. Poi passiamo alla colazione, questo caffè è colazione, anche le colazioni, eccolo qua. Crostatine della Mulino Bianco di cioccolato, sono le mie preferite. A casa solamente mangiamo questo per fare la colazione. Ho conservato anche l'altra, questa era più grande, penso. Questa era di quanti? 10. E anche questa erano 10, ok, sembra più grande questa confezione che l'altra, vabbè. Questa della Mulino Bianco, voglio dire, questo faccio la pubblicità delle cose che a me mi piacciono e mi piacciono tantissimo, che ho scoperto qua in Italia. Ok, vabbè, il caffè Illy lo conoscevano, l'ho scoperto qua in Italia, però sì che è vero che dove lo sto bevendo di più è qua in Italia. Le crostatine invece di Mulino Bianco, che so che fa la pubblicità è Antonio Banderas, che è spagnolo di Malaga, e non sapevo che lo faceva lui fino a che non sono arrivata qua. E la crostatina, le crostatine queste di cioccolato sono le mie preferite, e quando vado nel supermercato e forse non le trovo, mi dispiace tantissimo, perché le altre che ci stanno di altre marche non sono così buone. Non so che hanno queste crostatine, però mi piacciono un sacco. Ho conservato due pacchi, per dire così, per mostrarvi, e un 10. E poi una giornata non avevamo trovato le crostatine e abbiamo comprato i sacotini, come si dicono, i sacotino, e questo così al cioccolato. Per me è la prima volta che lo assaggiava e mi è piaciuto, però mi piace di più le crostatine, ma vabbè, accettabile, mi piace. Poi con i dolci devo dire che io sto a dieta, sì, adesso direte, ti stai mangiando una crostatina per la mattina? Sì, vero, una crostatina di 200 calorie penso che ha, però mi mangio solamente una e quello, no? E sì, continuo a dieta, però ho comprato, stavano in offerta a
99 centesimi e ho comprato assai di tavolette di questa della Milka, ho comprato all'Oreo che già l'avevo assaggiata, ho mangiato un pochino, devo dire che sta buonissima e sì, con la dieta già so che non si deve mangiare i dolci, però mamma mia, questo non si può avere questo e non mangiare almeno un pochino per la mattina con il caffè si deve di fare. E poi anche ho assaggiato questi della Chips Ahoy. Ok, questo devo dire che è brutale, mi piace moltissimo, moltissimo, moltissimo. Guardate che mi trovo di nuovo nella busta una confezione della Illy, questa è la tostatura media che vi diceva e quello, vedete, è di confezione in metallo, che non so come si sì, metallo, no? Prendete così e cosa così. Questi normalmente lo conserviamo, adesso ho tantissimi e sicuramente lo butterò, però lo conserviamo perché va moltissimo bene per conservare dentro le cose e perché è una confezione molto 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 bene, anche la fadura caffè che buono, è una confezione molto buona, sta fatto molto bene. Mi viene di qua un'altra crostatina di cioccolato, guardate, che sono le mie preferite. Poi vi mostro questo topping frutti rossi, della marca, non so, Decori, non so, dice che è nuovo, di frutti rossi e questo l'ho utilizzato perché ho fatto quei due video che stanno sul canale, uno è dei pancakes e l'altro è questo che ho fatto ieri in spagnolo della panna cotta, ho utilizzato questo, voglio dire il sapore non è così buono, però per fare una decorazione nei piatti a me mi piace. Poi per me questo latte è fantastico, mi ricorda molto quel latte che utilizzava in Spagna e questo è il Granarolo, è parzialmente scremato e mi piace tanto, e l'unico latte che bevo è questo. E, come no, per fare la pasta e tutto solamente utilizziamo il parmigiano reggiano. Utilizzo questo perché preferisco grattugiarlo al momento, così sta molto molto più buono questo. Poi mi viene un altro di caffè Illy, questo che vi ho mostrato prima, tostatura oscura, mi viene un altro, immaginate quanto caffè consumiamo. Poi per fare le creme di zucchine e di porro utilizzo un formaggino o due, più o meno, dipende, perché quello lo faccio seguendo la ricetta del Bimby. In Spagna il Bimby si chiama Thermomix e qua non lo ho, però mi ricordo della sua ricetta e lo faccio qua con il frullatore, non mi viene così buono buono come con il Bimby, però mi viene abbastanza bene e utilizzo questi formaggini della Susanna, come vedete, che è molto carina questa confezione e solamente hanno 26 calorie e come sono ricco in calcio e fonte di fibre e questi mi piacciono moltissimo. E poi taralini che ho scoperto fa pochino sono questi speciali in curcuma, guardate, questo è una delizia, mamma mia, sta buonissimo, perché alla fine ci sta come così piccante, un gusto così piccante che mi piace tantissimo. Sono questi dalla curcuma e la marca è 4M, vi lascio questo così lo vedrete meglio, è buonissimo e lo consiglio tantissimo. Poi la pasta nel supermercato stava questa che stava molto molto economica e l'ho preso così per provarla, stava abbastanza bene e erano questi, erano Fusilli penso, ok, questa marca sta abbastanza bene, la V dei Mulini, buona. E poi guardate che confezione così carina, e ancora ho qualcuno, sono questi fazzoletti dei Minions, guardate per favore, questi anche stavano della Star Wars però già non ci stanno purtroppo. Poi anche abbiamo finito questa non so come si dice al limone, queste Radler così. Ok, questo ancora abbiamo due confezioni e questo l'ho tolto della confezione.
Per me è la mia preferita, non abituo a bere molto, la verità quasi no, non bevo per dire così, e se devo bere qualcosa così rinfrescante e che adesso con la dieta purtroppo questo non lo posso bere perché è birra, no? Però questa mi piace moltissimo, veramente molto. Va bene, e mi piace molto. Una cosa che mi è piaciuta assai sono questa carta igienica della Scottex, perché porta, c'è arricchita con estratti naturali, camomilla e aloe vera. Questi mi hanno piaciuto moltissimo e va, molto. Davvero, se lo trovo di nuovo nel supermercato lo comprerò di nuovo. E poi quasi quasi già per finire voglio parlare già delle cose di cucina e questo tutto cucina Rio e biologico. È un sgrassatore con pH neutro, elimina germi e batteri con agente naturale, è sgrassante e veramente fa un odore alla lavanda molto molto buono e molto delicato e pulo. A parte dalla mucchina, utilizzo questo che mi va fantastico e il prezzo per essere un prodotto biologico non è così costoso, penso che costa come molto 2 euro e vi lascio questo così per se lo volete cercare. A me mi piace moltissimo e adesso è la seconda volta che lo compriamo, è un 10 di prodotto. E un'altra cosa che ho provato è questo detersivo per i piatti. E questo era di argilla e melograno, mi è piaciuto moltissimo. Sì che è vero che il Nelson non è questo, non lo compriamo spesso, però ugualmente, non so, però non ho trovato ancora un detersivo dei piatti che con una goccina, una goccia, posso pulire tantissime cose, ancora non l'ho trovato. Non so se voi mi potete dire qualcuno che con una goccia, con due gocce fa tantissimo, tantissima schiuma e si possano lavare tantissimi piatti. Davvero che in Essen è l'unico così che più mi piace, però non abituo a comprare sempre in Essen, a volte compro il che sta in offerta. Poi anche vi mostro questo soft lavatrice classic formula potenziata con enzimi. E questa era la prima volta che lo comprava, guardate, mamma mia, che disaster, come sta questo. Ha un odore abbastanza buono e veramente mi ha pulito bene bene i vestiti. Erano di 32 lavaggi, e stava in offerta, l'aveva preso e mi è piaciuto. E sicuramente se lo trovo di nuovo lo comprerò di nuovo, l'acquisterò. E poi un'altra cosina per finire, perché questo è di igiene intima, va bene, sono queste linee seta ultra, diceva qua, novità, anatomico, ipoallergenico, sono queste così, hanno cambiato anche confezione da lo che è l'assorbente, e mi hanno piaciuto di più che quelli altri che hanno, questi è senza ali, perché mi trovo che qua in Italia quasi tutti gli assorbenti sono con ali e quelli che sono quando hai il ciclo così bene, no? Quando viene il ciclo, scusate, ma è così. Quelli che non sono senza ali, quelli unici sono questi della Linus e questi si assomigliano un pochino a quelli della Evax, e che veramente per me la meglio marca per me in assorbenti, che è quella che utilizzo sempre in Spagna e quando vado intento portarmi qua, sono la Evax, che è la meglio del mondo, davvero, non ha nessuna comparazione con queste, e quelli sono molto meglio, ma la Linus questa è la che più si assomiglia, è la che più mi piace e con la che meglio mi trovo. E una ultima cosina che già ho pulito il barattolino perché voglio fare un DIY, e questi che sono questi che sono i ceci o i piselli della marca Miela, e questi così, e devo dire che sono buonissime. E guardate, perché il barattolino, scusate, ma già sta pulito e tutto, è molto molto carino. E voglio fare un DIY, un fai da te, vediamo che faccio. Ok, e fino a qua il video da oggi, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo molto molto presto in un altro prossimo video. Arrivederci!